Oroscopo del giorno. Lunedì, 11 settembre, 2023. Ariete. Amore. La posizione di Venere sarà buona, e vi farà iniziare al meglio la vostra settimana. Tutto bene in amore o con una conoscenza nuova. Le emozioni saranno davvero molto piacevoli. Lavoro. Professionalmente non sarà proprio un lunedì coinvolgente o soddisfacente. È molto probabile che farete un po' di fatica oggi. Toro. Amore. La nuova giornata del mese sarà difficile per i sentimenti, in quanto la posizione del pianeta dell'amore non sarà in posizione favorevole per voi. Con il partner, o una persona vicina, ci saranno delle discussioni. Lavoro. Mercurio e Giove sosterranno i vostri impegni lavorativi, facendovi cominciare bene la settimana. Gemelli. Amore. L'aspetto di Venere per questo lunedì di settembre sarà molto buono, e indubbiamente in amore tutto andrà per il meglio. Non solo per le coppie ma anche per chi è single, potrebbero arrivare delle belle situazioni interessanti. Lavoro. Potrebbe esserci qualche problema o rallentamento sul posto di lavoro. La posizione di Mercurio non sarà affatto favorevole. Cancro. Amore. Attenzione a questo lunedì un po' spento, perché l'umore potrebbe non essere dei migliori, e lo stress non aiuterà le vostre relazioni. I single, con tutta probabilità, continueranno a restare single. Lavoro. Marte sarà sfavorevole, e le energie saranno praticamente sottoterra. Occhi aperti, perché non sarà un primo giorno della settimana per niente facile o piacevole. Leone. Amore. Bella la posizione di Venere, per voi e per la vostra relazione d'amore in corso. Il pianeta riuscirà a regalare delle emozioni forti e speciali, anche a chi ha ancora il cuore libero da impegni. Lavoro. Il lunedì lavorativo, invece, non sarà così interessante. Potrebbe essere un giorno di stop. Vergine. Amore. La giornata di settembre sarà abbastanza tranquilla, per voi e il vostro partner. Tutto filerà liscio nelle relazioni. Anche il lunedì dei single sarà piuttosto sereno. Lavoro. Oggi avrete la protezione di Giove nel settore professionale. Per questo, potrebbe essere un giorno gratificante. Bilancia. Amore. Questa sarà una giornata in cui potrebbero esserci delle emozioni molto forti ed importanti, grazie alla buona posizione di Venere. Sia per le coppie sia per i single, sarà un buon lunedì per iniziare in amore. Lavoro. La congiunzione di Marte vi regalerà un giorno pieno di buone energie, da sfruttare sul posto di lavoro. Scorpione. Amore. Una giornata abbastanza complicata, per le emozioni ed i sentimenti. Le stelle di quest'oggi non saranno affatto favorevoli per voi, per i vostri rapporti amorosi, o di conoscenze nuove. Lavoro. Nemmeno per il lavoro sarà un giorno estremamente favorevole, soprattutto per ciò che concerne la posizione opposta di Giove. Sagittario. Amore. Il lunedì in corso sarà molto buono per le relazioni, e anche per chi è ancora single. Venere sarà in grado di regalarti delle emozioni forti, e in tanti casi, anche nuove. Lavoro. Sul posto di lavoro potrebbero esserci delle complicazioni, ma per fortuna la posizione di Marte vi donerà delle ottime energie, che vi potranno servire. Capricorno. Amore. Questa sarà una giornata tranquilla e poco movimentata per le emozioni, nonché per ogni rapporto personale. È improbabile che sarete molto più presi dal lavoro, piuttosto che dall'amore. Lavoro. Mercurio e Giove saranno in posizione favorevole, e assicureranno delle belle soddisfazioni lavorative durante questo lunedì di settembre. Acquario. Amore. La posizione di Venere sarà opposta, e questo potrebbe creare degli scompensi nelle coppie, e in ogni tipo di rapporto. Se vi amate davvero, potrete superare ogni piccola problematica con il vostro partner. Lavoro.
più tranquillo sarà il lunedì lavorativo, dove tutto proseguirà secondo la solita routine. Pesci. Amore. Sentimentalmente sarà un lunedì tranquillo, per iniziare una settimana nuova con il proprio partner, oppure con una conoscenza nuova se invece siete soli e liberi da impegni sentimentali. Lavoro. Le stelle che riguardano il lavoro non saranno delle migliori, soprattutto Mercurio, che sarà in opposizione. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie.